Buonasera Lorena, Stefano Donati subito entrato in trasmissione. Facciamo partire una canzone dedicata all'ospite di oggi, di questa sera. Ciao Aurelian, ben arrivato anche a te. State già entrando tutti, stranamente oggi siete tutti dentro. Ciao Vale, anche Michael Cuomo salutiamo, è già anche lui collegato con noi, vuole studiare questo gioco, sarà concorrente lunedì. Lo andiamo a chiamare perché conoscendo l'audio fa abbastanza pietà. Eccoci. Ciao! Buona ciao, buonasera e Buonasera. benvenuto alla 20ª puntata di Che cosa ho detto? Allora, Che sigla intanto entusiasmante! Lo so, gli autori non hanno badato a spese. Intanto ti ringrazio, uno, per aver accettato di venire in trasmissione. Grazie a te per l'invito. Ho saputo che tu sei un cremasco doc, tra l'altro sei qua vicino, di Scannabue. Scannabue, esatto. Ti dovrai iniziare a preoccupare perché inizierai a comprendere questo linguaggio. In questo momento lui si trova a 700 punti in seconda posizione a pari merito. In vetta una coppia marito e moglie fenomenale, che ho già visto che sono dentro e rispondono sempre quasi subito, Alessandra e Ma Marco. quindi se da casa rispondono prima, io non partecipo più. Esattamente, hai una fortuna che hai 15 secondi di vantaggio, perché il mio audio a casa arriva 15 secondi dopo, quindi Ma è riferita a cosa così, parole in genere? adesso non posso dare aiuti. Dopo che vedo un po' di risposte, parte l'aiuto. Pepita no. Pepita no. Pepita no. Questi sono tutti fortissimi, ma non Baratto. è baratto, non è Tatto. tap. No, non devi leggere le lettere. È facile. Ramarro no. Baratto no. Mutati. Palazzo. Catasto no. Palazzo no. Carasso no. Salasso. No, l'aiuto è fauna. Un Tatatto. animale, quindi un ramarro. No, tatatto. Fauna, tatà. Gattaro, no? Tatatto, che era Cavallo. semplicemente Cavallo, ma No, Simone Bombelli ma ha cavallo è scritto prima. mio. L'ho Cavallo messo è anche mio. apposta facile facile, perché io ho guardato che una delle tue passioni è l'ippica, cioè l'ippica, l'equitazione. Cavallo Te l'ho messa. non posso non averlo Facile. indovinato. E purtroppo non vorrei dirti, ma non hai indovinato cavallo. E quelle facili sono finite, eh? No, non è Ma vero. Corro giù con i commenti in chat. Nicolò Baronio. Hai detto Niccolò Carosio? Sì. Ed è la risposta esatta, perché c'è chi ha scritto il primo che ha risposto era Niccolò Carosio, ma con una C. Invece Niccolò Carosio, famoso radiocronista storico. E quindi fai 100 punti. Bravo Grande. Stefano. E purtroppo, Valeria, rimani saldamente in ultima posizione in classifica. Purtroppo, sarà per la prossima volta. Molto 100 bene. punti per te. Ci arrivo, bene, bene, carico, ti voglio carico. E siamo arrivati all'ultimo personaggio per concludere la seconda manche. Può essere la risposta esatta. Primo titolo. Lo dico veloce. Il tetto tettattito. Il tetto tettattito. Il tetto tettattito. Il verso del partito, avanti, no, il resto del Carlino. Bravo, il resto del Carlino, risposta esatta e sono 100 punti. Altri 100 punti. E voli a 200 punti e sei
tranquillamente in linea per arrivare in testa alla classifica a casa, anche per la sfida contro gli altri tuoi colleghi che si presenteranno prossimamente qua. E Sì, sarò ospitato anche con loro. poi direi di fare un torneo proprio qui sul nuovo stadio dove E poi farò una classifica a parte, però ci sarà una classifica generale. Per ora non era facile, ma sei ancora lì per arrivare in vetta. E per uno che non ha mai sentito giocare, non ha ancora sentito questo gioco, non è male il tuo punteggio. Tatta, tetto, tettuti. Corriere dello Sport. No, tatta, tetto, tettuti. Lo sfondo di che cosa ho detto è top, è quello del Grande Fratello, ragazzi. Questo ci aveva Instagram. Grande Ugo. C'è in questo momento. È tata che Federica Di Bartolomeo, che salutiamo, anche lei sarà concorrente con noi mercoledì. Ultima parola, anzi, domandone finale, e il domandone finale è una parola, che vai fortissimo nelle parole. È una parola. Parola. Quindi aiutami un attimo a inquadrarla, però. È una parola, adesso posso dire solo che è una parola. Quindi può essere di tutto. Di tutto può essere. Tottotatta. Tottotatta. Tace. No, tottotatta è una parola unica. Jimmy Var mi chiedono Sottotaccia. intanto. No, tottotatta. Cioccolata? No. Se do l'aiuto la indovini, eh. Sì. È facile, facile. Direi innanzitutto calcio, dai. Aiuto calcio, non voglio sbilanciarmi. Calcio. Tottotatta. Rotocalco, no? Tottotatta. Ed ecco, Zucchetta Dedica ha indovinato la parola, era Longobarda, era la Longobarda. Hai vinto la puntata Grande. e ti piazzi esattamente al 14° posto, su 22, quindi non male. Zona retrocessione. No, no, sei salvo, non... Metà classifica. per ora metà classifica. Sono come il Milan. Eh sì, diciamo che sei come il Milan, diciamo, in questo momento, A metà classifica. in buona compagnia, tra l'altro, di Rachele e Nicola, che hanno fatto 200 punti, 150 punti se balli la sigla. La prossima volta. Va benissimo. Allora, ti ringrazio per aver partecipato e Grazie come lo dico sempre, puoi fare qualche saluto e nominare qualcun altro che venga a giocare, a sfidarti a questo gioco. a te. Beh, saluto, vedo che ci stanno guardando Tiziano Palmieri, Ugo Mascheroni. Guarda, un grande concorrente per Sì. questo gioco è Ugo Mascheroni, quello che vedi, Ugo Mask. Ugo Mask allora sarà contattato, invitato in trasmissione, Ugo Mask. probabilmente settimana prossima ho spazio, probabilmente dopo ci sentiamo e ci organizziamo. Ugo Bravo. Mask. E poi ti devo suggerire anche come ti hanno fatto da casa Mimmo Pesce. Mimmo Pesce. Mimmo Pesce. Mimmo Pesce allora gli riscrivo perché io l'ho scritto a Mimmo, gli Glielo riscrivo dico che sei io. bravissimo. Io domani faccio un posto che ti ringrazio ovviamente e Glielo taggo dico anche io. lui che l'hai nominato. Cioè, avere Mimmo sarebbe pazzesco perché tra l'altro le nostre trasmissioni sono concorrenti, non so se lo sai. Mimmo Perché io di Pesce. solito ho fatto 14-15 persone, lui 16-17, quindi stiamo lì lì. Cioè sono le stesse che ci scambiamo, lui non lo sa, Esatto. quindi possiamo fare 20 insieme. È No, stato un ci piacere, vediamo grazie a te. domani, per chi volesse, che si vanno domani puntata doppia con due concorrenti fortissimi, con gli amici di qui studio a voi stadio e i tuoi colleghi, ci vediamo anche domenica, perché domenica c'è Manfredi Show in puntata con noi. E poi lunedì Michael Cuomo, mercoledì Zanforlì nella di Bartolomeo. Sei al top, Un sei al top. po' tutto.